Jena Robert Spiteri mill-Malta Dog Training Services. Il-lum ħanamlu ħaġa differenti minn għamel is-soltu fejn is-soltu naħdem ħafna fuq klieb problemi, behavior sessions u hekk. Il-lum ħanfoka proprju fuq il-dog obedience. Ġejna mistednin hawnhekk bħala Malta Dog Training Services biex nagħtu exhibition żgħira lin-nies li għaddejjin minn ġewwa Tigne Point il-lum. U fil-fatt ħaġa li ħadd ħafna gost li daw il-klieb li ġew hawnhekk apparti li ħajatu issa naqra eżibizzjoni tal-obbedjenza tagħhom hija kemm huma soċievoli. U dik hija ħaġa li jiena fil-dik li jgħidula l-pet scheme li hija skema tiegħi ta' training li nqasama fi tliet livelli, niffoka ħafna apparti l-obedience commands, is-sit, id-down, l-stay, il-kam li l-kelb jimxi miegħek b'ċertu kumdità, dik hemm fiċċa. Però aktar minn hekk u qabel kollox, fil-fatt fl-ewwel livell, niffoka ħafna fuq il-kelb li jkun soċievoli. Once li għandek kelb soċievoli, it-training u mbagħad jiġi bil-mod il-mod. Fil-verità ħadd taraw erba' tikliep hawnhekk miegħi llum, l-erba' li huma beginners, fil-fatt huma kollha puppies, apparti Boomer li huwa l-Springer għandu naqas żjed minn sena, l-oħrajn kollha taħt is-sena, ilhom jitrenjaw miegħi f'din l-iskema ftit ġimgħat u diġà kienu nista' ngħid ta' ċertu livell, għad fadallhom xi improvjaw fl-obedience, però fis-socialization leħqu dak li rrid jiena. There. Keep on moving. And flow. 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 Okay. Oh. There. Wait. Move. And sit. Okay. Move. Let's stop with a stand. Stand. Sit. Move. Sit. Stay. Your dog. Okay, moving the direction, please, and move. There. Stay. Call him. So the socializing thing at least, and we stop with that one. Okay, move. Okay. And wait for the others. And move. Let's try the sit next to each other. Okay, move. Stay, turn around. Okay. Okay, good. Move. Okay.
Nisellmilkom, jiena Matthew Ismajer, ġejna hawnhekk illum it-tinje, il-kaċċow qed nagħmlu stand hawnhekk biex nagħmlu iżjed awareness fuq ovvjament kif għandna nagħtu nutrizzjoni sew il-klieb sew il-qtates sabiex jgħixu aħjar. Hija xi ħaġa li nħobb ħafna nagħmel għaliex nemmen li huwa importanti ħafna li nedukaw in-nies u nagħtuhom informazzjoni utili sabiex il-klieb tagħna u l-qtates tagħna jistgħu jgħixu ħajja iżjed holistika. Nappella l-nies kollha li jixtiequ jitgħallmu u jieħdu iżjed informazzjoni fuq nutrizzjoni biex jekk jixtiequ jikkontattjawna b'xi mod jew b'Facebook, fil-Facebook page tagħna li huwa Pet Princes, jew inkella jikkontattjaw fil-Facebook Madagaskar id-dinja tal-annimali fej nista' nagħtikom jew nagħtukom informazzjoni utili kif għandna nieħdu sib il-qtates u l-klieb tagħna u nagħtuhom l-aħjar program nutrizzjonali possibbli sabiex ovvjament jistgħu jgħixu aħjar u ntawlulhom dawk is-snin iżjed u nħalluhom daqsxejn il-bogħod mill-mart li jista' jiżviluppa jekk aħna ovvjament ma nieħdux każ u ma ntuhomx in-nutrizzjoni tajba neċessarja sabiex iżommu stat fiżiku u mentali tajjeb. Nixtieq nappella wkoll biex huwa importanti ħafna għal dawk in-nies kollha li ċert naf li jħobbu huma l-qalbhom il-ktieb u l-qtates tagħhom qegħdin id-dar biex jieħdu attenzjoni kbira in-nutrizzjoni għaliex in-nutrizzjoni tilab rwol importanti ħafna sabiex ovvjament iżommu ruhom fi stat fiżiku tajjeb. Aħna nofru daw is-servizz huwa l-obluku tagħna li ngħinu kull konsumatur li għandu qalbu il-klieb u l-qtates tagħna. Ningrazzjakom tal-attenzjoni u nsellmilkom.
Għadin waqt din il-Wirja Internazzjonali imtella mill-Malta Feline Gardens Club għaw ħafna qtates li ovvjament l-esibituri ġabu ħafna qtates ta' breeds differenti u ovvjament għaw ħafna nies ukoll li qegħdin ġew jittawlu forsi għall-ewwel darba wkoll biex jaraw dawn il-meravilja ta' qtates. Hawnhekk miegħi għandi judge minn ġewwa l-Italja nilqa' miegħi lil Walter Baraldi li huwa all breed judge, ġifieri ikun judge li jkun jista' jiġġudika kull tip ta' qattus. Benvenuto a Malta, questa è la terza volta o quarta? La quarta volta. La quarta volta. Allora, come stai? Bene, benissimo e vengo molto volentieri a Malta perché mi piace l'isola, mi piace la temperatura, mi piacciono la gente maltese che è molto friendly, molto amichevole, quindi vengo anche molto volentieri. Mela hawnhekk qed jgħidilna li din hija r-raba' darba li jiġi hawnhekk Malta u jieħu gost jiġi hawn Malta għaliex in-nies huma dħulin ukoll. Allora, tikkiedu su questa mostra internazzjonale. Come hai trovato lo standard dall'ultima volta? Devo dire che è molto migliorato, soprattutto sugli esotici, ho trovato degli esemplari molto belli. Sui persiani credo che la qualità sia rimasta quasi invariata, ma gli esotici hanno fatto un passo avanti, soprattutto sulla qualità della testa e soprattutto anche la qualità del pelo. Corto, folto, come piace a me spesso e la cosa mi piace molto, perché l'esotico, essendo un gatto a pelo corto, deve avere un pelo molto corto, ma molto non aderente al corpo, ma alto sul corpo. Mi piace molto, avete fatto dei buoni passi di lavoro. Grazie. A me che ti dico, Walter, lì il tates esotici, l'exotic cats, la pluma Persian Sparrowbill Fairbush, induna li kien hemm kambjament għaliex marru aktar aħjar ovvjament, però minnaħa tal-Persjani sabhom li qisu l-standard baqa' l-istess. Allora, adesso in questa mostra oggi ci sono vari tipi di gatti. Certo, abbiamo trovato, io ho giudicato per prima i persiani, che è la prima categoria che si giudica, che sono i peli lunghi, con vari differenti colori. Abbiamo avuto dai solidi ai tempi, anche all'Himalayan, abbiamo trovato degli Himalayan, abbiamo trovato un blue point e una blue torti point, se non sbaglio. Devo dire molto eccellenti, molto belli come qualità, perché l'Himalayan, nonostante sia un persiano, è un colore che è stato sempre lavorato, cioè è stato, gli allevatori l'hanno sempre lavorato non come i persiani solidi, per cui il tipo non è mai stato così eccellente, invece questi sono dei tipi molto buoni. Poi abbiamo trovato dei peli semilunghi, una bella specialità, come gatti speciali abbiamo avuto un bel Maine Coon, poi una Ragdoll e poi abbiamo avuto anche un Corillian che credo che vengo dall'Italia, il Corillian Bobtail, un gatto molto particolare perché ha la coda a pompon, per cui è deliziosa come gatto. E poi abbiamo trovato dei peli corti, degli esotici, soprattutto degli Sphinx. C'era una Sphinx molto bella, molto, molto ben equilibrata e mi ha fatto piacere giudicarla. E poi anche dei gatti domestici, che trovo che i gatti domestici siano non da escludere, ma sono i gatti in priorità, più, devo dire, più belli, più docili e più belli per noi, voglio dire, che è lì che è nata la nostra passione per i gatti, prima dal gatto di casa e poi abbiamo cominciato ad allevare. Bella, non è che ti dico lì che ne tipi differenti da tates din il-Wirja Internazzjonali tal-lum, che ne il-Sphinx, dak li huwa l-qattus li huwa mingħajr Persian, kien hemm il-Corillian Bobtail, tates eżotiċi, il-Persians mingħajr il-Fairbush biex ngħidu hekk, tates Persjani, kien hemm ukoll il-Himalayans u tipi oħrajn li ovvjament ħagost jarhom u jiġġudikhom. Allora, come lo standard, se comparniamo lo standard qui a Malta con quello all'estero? Oh, lo standard è uguale, identico, non può cambiare perché lo standard dei gatti è unico in tutto il mondo, quindi deve essere, e noi giudici che giriamo tutto il mondo e giudichiamo con lo standard che è tradizionale per tutti. Devo dire che
Come dicevo prima, avete fatto un buon lavoro con gli esotici, per cui lo standard è sempre più vicino a quello che ci viene dato per iscritto. Quindi avete fatto un buon lavoro, ma comunque lo standard è uguale per tutti, non si differenzia assolutamente. Mi fa piacere. Allora, a una che ti dà il standard, metà a blu, il tates, li giova sabit, il nome delle libri internazionali, io giù a blin, ma da guaranin, o il standard uguale stesso. Ovviamente, ahna gzira zera, o il standard, ahna nidu gosni, konna standard l'istess pal barra, biex nidu ek. Come hai trovato la tua lettatura? Ecco, la tua lettatura molto bene, sì, perché la tua lettatura si può confrontare benissimo con i gatti persiani e devo dire che avete fatto, in gergo si dice grooming in inglese, mm-hmm. per cui buon grooming ai gatti persiani, perché sono ben pettinati, non hanno nodi, sono puliti. Ho giudicato anche dei bianchi, che sono sempre molto difficili da mantenere, perché solitamente i bianchi hanno la difficoltà di avere la faccia bianca, nel senso che vicino agli occhi, vicino alla bocca c'è sempre un po' di giallo, e invece avete avuto degli allevatori che hanno tenuto molto bene i loro gatti, per cui sono ben curati. Melissa, sei tu riguardo il grooming, o al grooming sabu tajjeb ħafna. Infatti ukoll tates ma kellhom lebda u qiedi kienu mismumin tajjeb ħafna, u anke dawk tates li huma bojot. Tates bojot li forsi xikultant tkun ftit diffiċli biex iżommhom, bojot li ktar taħt l-għajnejn, sabhom tajjeb ħafna, ġifieri ngħidu prosit lill-esebituri li għamlu xogħol tajjeb ħafna. Riguardo i gatti femmine, sì. Diciamo torti e tebi, questi sono sicuramente femmine. Certo, bisogna sapere che il sesso viene localizzato. Allora, innanzitutto partiamo dal concetto che la femmina XX e il maschio XY. Perché tu sei esperto di genetica, sono anche sì. esperto di genetica, cioè, almeno per diventare giudice bisogna studiare genetica. Ah, quindi sì? Sappiamo che le femmine, essendo XX e il maschio XY, il colore viene identificato solamente o localizzato nel gene X. Per cui la femmina, essendo XX, può avere sia il gene black, che nero, e anche il gene rosso, orange, per cui nel momento in cui si trovano questi due colori, la gatta che è torti o può essere torti con bianco è senz'altro femmina. Invece il maschio non può avere un bicolore, cioè non può essere torti, può avere il bianco, ma il bianco non è un colore, è solamente una locazione di gene differente, quindi avendo un X solo può avere solamente un colore. Quindi quando troviamo un gatto bicolore o bicolore con bianco sappiamo che sicuramente è una femmina. Allora, tu sei un giudice, ma per un allevatore deve imparare queste cose? Certo, è molto importante, soprattutto per allevare, che un allevatore studi della genetica, perché quando si accoppiano due gatti di colori differenti bisogna capire i figli come nascono, e di che colore nascono e qual è il loro sesso, eccetera eccetera. Mela, għalina bħedet kellu dwar il-ġenetika, huwa espert fil-ġenetika, għaliex huwa wkoll ġaġġ, importanti li meta huma jsiru ġaġġ fil-kors tagħhom tajjeb jistudjaw ħafna l-ġenetika. U wkoll dawk forsi li minnkom li tħajru li jibdew breeding program, importanti li jagħmlu studju wkoll għalinqas ikollhom xi ħaġa bażika biex tgħidu studju bażiku fuq il-ġenetika. Allora, per konkludere i tuoi kommenti su questa mostra. Allora, la mostra, io devo dire che ogni volta che vengo qui a Malta mi sono molto piacevolmente colpito, e soprattutto in questa mostra ho trovato degli esemplari molto belli, esemplari insoliti che nelle altre mostre non ho trovato qui a Malta, e devo dire che sono tutti ben tenuti, sono tutti molto docili. È molto difficile mantenere un gatto docile, soprattutto in questa giornata dove ci sono i bambini che fanno festa per Halloween, che fanno rumore e i gatti si spaventano tantissimo. Invece sono stati molto calmi, ho potuto toccarli senza problemi e, come vedete, non ho ferite da nessuna parte, e si questo vede. Mi fa gioire molto.
Mela kif għalina qtates li kienu għawnek l-lum kienu verament, temperament ħelu ħafna. Infatti għawnek għawil festata Halloween u kienu ħafna tfol forsi kantaw u jajtu xiftit iż-żejjed, pero qtates baqgħu kalmi, ġifieri sinjali kunu imrobbijin tajjeb ħafna. Tirringrazzju per questa intervista e speriamo che ti vedremo ancora qui a Malta. Lo spero anch'io, grazie a voi. Grazie. Mela hawnhekk se nagħlaq din l-intervista u ovvjament nirringrazzja lill-Walter Baraldi li ospitina din l-intervista aktar informazzjoni dwar il-tagħtas.